C'è il gol del vantaggio dell'FC Agarti, 1-0 davanti al portiere, marcato la conclusione, deviazione, calcio d'angolo. Prova a ripartire l'Agarti con Pieri, verticale per Mola contro il portiere, la conclusione del raddoppio dell'FC Agarti. Ancora per Duso, prova a saltare l'uomo, salta il primo, non il secondo, la palla alle mani, Duso in aria contro il portiere del 3-0 dell'Agarti. Massimo cerca il secondo palo ed è il 4-0 dell'Agarti. Quasi pioggia. Che buono! E finisce il primo tempo 4-0 per l'FC Agarti, una partita dominata fino a questo momento dai rossoneri. In difficoltà invece l'Erta Vernello, che non è riuscita a contrastare la buona combinazione tra il tridente offensivo dell'FC Agarti. La mette giù Cavallo, la perde però contro Taormina, che entra in aria davanti al portiere, la conclusione del 5-0 dell'Agarti. Dalla destra, la conclusione, il palo. Si accentra, la conclusione di destro, il palo e il gol. Sulla ribattuta del palo interviene Taormina per il gol del 6-0. Conclusione col destro, ancora Perini, 7-0. Davanti al portiere prova la conclusione dell'8-0 di Mola. Per Mola la mette giù Taormina, limite dell'area, supera l'uomo, la conclusione del 9-0. Cala il poker Taormina. Mola, calcio d'angolo forte e teso tra le braccia del portiere, l'arbitro guarda il cronometro, fischia la fine, 9-0 tra FC Agarti e Erta Vernello con la riserva. Una partita tremendamente condizionata dalle condizioni atmosferiche. Buona la prova dei rossoneri, che sono riusciti a giocare con costanza e intensità per tutta la partita. In difficoltà invece i biancazzurri,